La buona visione tra creatività ed espressione. Questa iniziativa nasce dal desiderio di educare i piccoli spettatori al linguaggio cinematografico e rappresenta una scelta volta a stimolarne la fantasia, l'immaginazione e la creatività, sviluppando il loro senso critico, il loro interesse e la loro curiosità, formandoli e predisponendoli a porsi nei confronti di tutto ciò che li può incuriosire con entusiasmo e un giusto equilibrio. Non si tratta di passare del tempo, ma di dare qualità al tempo trascorso insieme. Resta così l'albero cadendo, ha sparso i suoi semi. Io mi chiamo Luca e il mio desiderio ma la guerra che non ci siano più morti e non ci siano più armi. Mi chiamo Francesco e il mio desiderio è di stare bene in famiglia e di tutti quei bambini poveri che ci stia anche la pace e la serenità. E neanche i coltelli, le pistole, il mitra e il fucile. Io mi chiamo Sharon e il mio sogno vorrei avere i poteri. Mi chiamo Antonio e il mio desiderio è quello che si possa, anche per i più piccoli, giocare in armonia oppure stare in pace e non dare troppo fastidio agli altri. Un pochettino è nato così come bisogno, desiderio di creare e offrire le condizioni per un luogo umano in cui i bambini potessero stare insieme, trascorrere del tempo insieme, non puntando sulla quantità del tempo trascorso insieme, ma sulla qualità dello stare insieme, attraverso il rispetto, la tolleranza, e proponendo una serie di video, di cartoni animati che potessero stimolare nel bambino un interesse anche al linguaggio cinematografico. Allora, che questo Re Artù, che non è ancora diventato un re, però era un ragazzo, che comunque il mago Merlino ci aveva spiegato che non si poteva vincere solo con la forza, ma anche con l'intelligenza. Io credo che si può vincere anche con l'astuzia, perché poi che pensi che, per esempio, se qualcuno ti sta rincorrendo, tu usi l'astuzia e poi ti nascondi, quell'altro non ti vede e poi se ne scappa. L'idea è venuta da Rossella, lei mi ha proposto questa attività e io l'ho accolta subito, perché in effetti ero alla ricerca di qualcosa di più da dare a questi bambini, no? Da offrire. L'obiettivo era quello di fermarsi e conoscere ciò che si muove dentro di noi, far conoscere ai bambini le loro emozioni, dare un nome alle emozioni, magari partendo da ciò che suscitava il film. E mi ha colpito che quando incontra il mago, il ragazzo capisce che la forza di qualcun altro può essere tanta, ma si può sconfiggere con l'intelligenza. Conoscere le emozioni è importante, perché conoscerle significa anche saperle controllare, saperle gestire, e nello stesso tempo significa comprendere l'altro, comprendere ciò che si muove nell'altro. I bambini erano molto interessati alla novità, alla curiosità, allo stare insieme, ma non in una scuola, in un'aula dove c'è anche molto di didattico. Qui era un pochettino un luogo umano dove ci si sentiva tutti più liberi, liberi di sperimentare, liberi di parlare, di chiacchierare, anche quando non era richiesto. Però era bello, appunto, eccoci, questo loro stare insieme molto armonioso in alcuni momenti, molto conflittuale in altri, perché stare insieme appunto non è sempre semplice. Cioè, questa occasione nasceva da questo presupposto: educare e educarsi ad un rispetto, ad uno starci pienamente, eccoci davanti ad un cartone con gli altri, trascorrendo un tempo preciso insieme. Loro sono stati assidui, puntuali, e anche le famiglie sono state molto partecipi, coinvolte ed entusiaste,
nel ritrovarsi per la prima volta, forse dopo tanto tempo, all'interno di un'associazione, cioè di un luogo che fosse diverso da quelli abituali. Vediamo un film per stare insieme. Diciamo che c'è una direzione in Open, che è quella di portare avanti attività che vadano verso uno sviluppo umano, verso uno sviluppo della socialità, verso uno sviluppo dei rapporti, verso uno sviluppo della relazione tra le persone. È una cosa molto vaga, ma è stato fatto di proposito, perché in questo modo è possibile far confluire appunto esperienze e idee anche molto diverse come attività. Qui ad Open, oltre al cineforum per bambini, ad esempio, abbiamo dei laboratori musicali e cerchiamo anche di responsabilizzare le persone che partecipano, nel senso che chi entra qui e ha piacere a portare avanti un'idea ha un unico obbligo, che è quello di essere il primo a mettersi a darsi da fare per portare avanti quest'idea. Il caso del Cineforum è emblematico perché non l'abbiamo fatto noi come Open. Ci sono state queste insegnanti che si sono fatte carico dell'organizzazione, di contattare i ragazzi, le famiglie, scegliere i film. Io vengo da un'esperienza personale in cui non c'è stato tanto da sperimentare con i bambini. Abbiamo lavorato con persone più grandi, quindi per me era qualcosa di nuovo. Da questo punto di vista l'ho ritrovato molto interessante e anche molto promettente, nel senso che mi sembra molto bello riuscire a lavorare su certi temi e cominciare a trasmettere comunicazione anche a fasce d'età più basse, più piccole. Parto dal presupposto che una società, per essere completa, per essere ben definita, abbia bisogno di più agenzie educative, che non sono solo la famiglia, la scuola, la parrocchia, ma appunto le associazioni, che possano essere sociali o religiose o di altra natura, però il bisogno di aggregarsi, di creare dei luoghi di incontro, quello sì è indispensabile, altrimenti i bambini un pochettino, i bambini di oggi, soprattutto per come sono problematici, nascono con delle etichette, con delle restrizioni, devono conoscere ogni forma di linguaggio, più forme di linguaggio. Oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi credo che il futuro sia un dovere. Il Ministero della Speranza ha detto che si può sperare. Oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi è un giorno che c'è tutto da capire. Perché una rosa. Io mi chiamo Beatrice e il mio sogno è che tutte le persone del mondo vivano, anche i miei genitori, e che tutti stiano in pace. Basta. Soprattutto per i mariti e mogli che litigano, non vorrei che litigassero. Il mio desiderio è che i genitori non litigassero più e vorrei anche la pace nel mondo. Il mio desiderio è... Io non so, vorrei volare. Che ci sia pace nel mondo. Sapere arrampicarmi sugli alberi e anche volare. Guardano che vedono che niente, che non vale niente. Invece ogni persona ha un valore. Questa è bellissima, bravo. Oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi credo che il futuro sia un dovere. Il Ministero della Speranza ha detto che si può sperare. Oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi è un giorno che c'è tutto da capire. Perché una